Blitz dei carabinieri e dei vigili urbani contro il lavoro nero. 30 i rumeni che erano sfruttati in agricoltura. L'operazione congiunta dei militari dell'arma dei carabinieri di Paternò e della polizia municipale è stata svolta per contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento nel settore agrumicolo. L'intervento era in preparazione già da qualche settimana ed è stato attuato in contrada Cutura in due diversi siti dove i cittadini di nazionalità rumena venivano fatti lavorare in nero ed in condizioni di sfruttamento con paghe di gran lunga inferiori a quelle stabilite dalla legge. I braccianti, una trentina, alloggiavano in fabbricati rurali abusivi in condizioni abitative precarie e nella più totale negligenza delle norme in materia di igiene e sicurezza. Mauro Mangano, sindaco del comune di Paternò, ha commentato positivamente l'azione. Va riconosciuto, ha detto il primo cittadino, il grande lavoro svolto dai vigili urbani nell'ambito del controllo del territorio delle aree rurali. Grazie anche al loro intervento, i carabinieri hanno assicurato in numerose situazioni che erano venute a galla per lo sfruttamento in cui versano i cittadini comunitari.